Consiglio comunale aggiornato a martedì ha riposto dopo il lungo dibattito sul piano regolatore del cimitero, conclusosi con la richiesta quasi unanime della proposta di ritiro della variante per la realizzazione delle cappelle gentilizie. Una proposta che risale al 2012 e che solo dopo 4 anni è arrivata in consiglio, anche se nella determina dirigenziale con cui è stata portata avanti si parlava di assestamento e non di variante. La critica più aspra in aula è arrivata da Sarocerra, per il quale con il ritiro della proposta si configura anche il danno erariale, perché per il progetto sono stati pagati anche incarichi. Cerra, insieme al vice sindaco Francesco Grasso, è stato l'unico ad astenersi nella proposta di ritiro, avallata per il resto da tutte le forze politiche. La volontà è stata quella di azzerare gli ultimi 4 anni in materia di cimitero e ricominciare da capo.